Ciao, sono il Bardo. In questo video ti parlerò di E voi come vivrete di Genzaburo Yoshino, un romanzo molto attuale, che ha ispirato anche il nuovo film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone. Ti darò un riassunto dettagliato della trama, dei personaggi e dei temi principali, senza spoilerare il finale. Se ti piace il video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Cominciamo! E voi come vivrete è un romanzo scritto nel 1937 da Genzaburo Yoshino, uno scrittore e giornalista giapponese, noto per le sue opere di critica sociale e di divulgazione culturale. Il romanzo è ambientato nel Giappone degli anni 30, in un periodo di crisi economica, politica e morale, segnato dal nazionalismo, dal militarismo e dalla censura. Il protagonista è Yūniki Honda, un ragazzo di 15 anni soprannominato Copper, che vive con lo zio dopo la morte del padre. Lo zio è un uomo colto e progressista, che cerca di educare Copper a pensare con la propria testa e a confrontarsi con i problemi della società e della vita. Il romanzo è un inno alla cultura libera e democratica, che sfida il conformismo e l'oppressione dell'epoca. Il romanzo si divide in 16 capitoli, ognuno dei quali contiene una storia raccontata dallo zio a Copper, seguita da una nota scritta da Copper stesso. Le storie e le note trattano vari temi, come la visione delle cose, la struttura della società, le relazioni, la povertà, la guerra, la scienza, la religione, l'arte, la morale e il senso della vita. Vediamo ora i capitoli nel dettaglio. Capitolo 1. Copper si trasferisce a casa dello zio e conosce i suoi nuovi compagni di classe. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che vede il mondo in modo diverso dagli altri e gli insegna a non dare nulla per scontato. Copper scrive una nota in cui riflette sulla sua nuova vita e sulle sue aspettative. Capitolo 2. Copper fa amicizia con Kitami, un ragazzo impulsivo e generoso, e Mizutani, un suo vecchio compagno delle elementari. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che vive in una società divisa in classi e gli spiega come funziona il sistema economico. Copper scrive una nota in cui esprime la sua opinione sulla disuguaglianza sociale e sul capitalismo. Capitolo 3. Copper e i suoi amici affrontano i bulli della scuola, guidati da Kuroiwa, che li sfidano a una gara di corsa. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che cerca di capire le cause della guerra e gli parla della politica internazionale. Copper scrive una nota in cui critica il nazionalismo e il militarismo e auspica la pace mondiale. Capitolo 4. Copper e i suoi amici vincono la gara di corsa, ma vengono puniti dal preside per aver violato il regolamento. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che scopre la verità sulla religione e gli fa conoscere il pensiero di vari filosofi. Copper scrive una nota in cui si interroga sulle origini e sulle funzioni della religione e sulla sua posizione personale. Capitolo 5. Copper e i suoi amici vanno al cinema a vedere un film di Charlie Chaplin e si divertono molto. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che apprezza l'arte e gli mostra alcuni quadri famosi. Copper scrive una nota in cui esprime il suo gusto artistico e il suo amore per il cinema. Capitolo 6. Copper e i suoi amici partecipano a una gita scolastica e visitano un museo, una fabbrica e un villaggio di pescatori. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che si interessa alla scienza e gli illustra alcune scoperte scientifiche. Copper scrive una nota in cui manifesta la sua curiosità e il suo entusiasmo per la scienza e la tecnologia. Capitolo 7. Copper e i suoi amici incontrano Urakawa, un ragazzo povero e timido che viene spesso deriso dai compagni. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che vive in povertà e gli fa capire le difficoltà delle persone meno fortunate. Copper scrive una nota in cui si immedesima nella situazione di Urakawa e si sente in colpa per averlo ignorato. Capitolo 8. Copper e i suoi amici decidono di aiutare Urakawa a studiare e a integrarsi nella classe. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che si impegna a migliorare la società e gli parla dell'importanza dell'educazione e della solidarietà. Copper scrive una nota in cui si congratula con Urakawa per i suoi progressi e si propone di essere un buon amico e un buon cittadino. Capitolo 9. Copper e i suoi amici organizzano una festa di compleanno per Urakawa e gli regalano un libro. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che ama leggere e gli suggerisce alcuni libri da leggere.
Copper scrive una nota in cui ringrazia lo zio per avergli trasmesso la passione per la lettura e gli chiede consigli su cosa leggere dopo. Capitolo 10. Copper e i suoi amici vanno a sciare e si divertono molto. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che ama la natura e gli fa notare la bellezza del paesaggio. Copper scrive una nota in cui apprezza la natura e si rende conto di quanto sia preziosa e fragile. Capitolo 11. Copper e i suoi amici assistono a una conferenza di un famoso scrittore e ne rimangono affascinati. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che scrive e gli spiega come si crea un'opera letteraria. Copper scrive una nota in cui esprime il suo desiderio di diventare uno scrittore e il suo rispetto per gli autori che ammira. Capitolo 12. Copper e i suoi amici vanno a vedere una rappresentazione teatrale e ne rimangono impressionati. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che recita e gli insegna come si esprime un personaggio. Copper scrive una nota in cui si diverte a immaginare di essere un attore e di interpretare vari ruoli. Capitolo 13. Copper e i suoi amici vanno a visitare un tempio e assistono a una cerimonia religiosa. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che cerca il senso della vita e gli fa conoscere le diverse religioni del mondo. Copper scrive una nota in cui si confronta con le diverse visioni del mondo e della vita e cerca di trovare la sua. Capitolo 14. Copper e i suoi amici vanno a fare una gita in barca e si godono il mare. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che viaggia e gli fa scoprire le diverse culture del mondo. Copper scrive una nota in cui si entusiasma per le meraviglie del mondo e si propone di viaggiare il più possibile. Capitolo 15. Copper e i suoi amici si preparano agli esami finali e si augurano buona fortuna. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che si laurea e gli parla delle diverse possibilità di lavoro e di studio. Copper scrive una nota in cui si preoccupa per il suo futuro e si chiede cosa fare dopo la scuola. Capitolo 16. Copper e i suoi amici si diplomano e si salutano, promettendosi di rimanere in contatto. Lo zio gli racconta la storia di un uomo che si sposa e gli parla dell'amore e della famiglia. Copper scrive una nota in cui ringrazia lo zio per avergli insegnato tante cose e gli dice come intende vivere da ora in poi. Il romanzo si chiude con la domanda rivolta al lettore: e tu come vivrai?